Eccoci, siamo in diretta, il Napoli stravince, noi in vetta alla classifica, il Mattino Football Team è precisissimo, 14 in punto, state con noi, condividete la nostra diretta perché parleremo di tanto calcio, di tanto Napoli, di un grande Osimhen, di una grande squadra, insomma state con noi, gioite di queste vittorie, ma soprattutto non sarò sola perché oltre a me ci saranno Marco Critelli che non vedo, non so dove sta, ma... Francesco Massandrea, presentissimo! Eccoci. Ciao! Eccoci, allora, in questo fresco lunedì, nel quale fuori ci sono 36 gradi e sembra di trasmettere in diretta da Abu Dhabi, aspetta, dobbiamo andare un po' più di qua. Okay. No, perché così siamo stavo centrati. Condividendo, scusa. Stavo condividendo, ti devi distrarre perché tu sei la star di questo programma e devi prendere correttamente l'inquadratura. Ed è mio compito, diciamo, tutelare e supervisionare questa cosa. Mi sono persa sulla star. Ah? No, mi sono persa sulla star. Ho detto che tu sei la star di questo programma. Ed è ma giusto. Va. Va bene, The White Girl, Claudia Mercurio. Siamo pronti per cominciare una puntata azzurrissima e piena di soddisfazioni, di cose belle. Siamo in testa alla classifica. Grande Però, Napoli. Come predica Lorenzo, testa a posto, calma, tranquillità. Sì, ma vedi una certa maturità anche da parte dei tifosi che si esaltano ma non troppo. Stamattina su Radio Marte c'era gente che urlava in polacco, quindi c'è molta stabilità. Così, questo era il clima medio. Ma allora, questo clima di squadra, insomma, il dodicesimo uomo in campo ci deve stare. Perché comunque il tifo è importante. Ieri abbiamo sentito uno stadio Maradona che veramente urlare, portaci insomma allo scudetto, facci vincere. Io abito vicino allo stadio e ho un minuto e mezzo di ritardo con la televisione, quindi soffro come abbiamo detto anche qualche volta in radio, di esultanza precoce, cioè nel senso che ho questo problema che sento un minuto e mezzo prima gol e non capisco che sta succedendo, quindi qualunque azione vedo i giocatori vanno avanti, se non sento urlare capisco che in qualche modo non accadrà nulla. Ieri c'era mio figlio e faceva ma così non c'è sfizio papà, quindi volevo pregare gli amici di DAZN, cerchiamo di stringere un po' i tempi su questa cosa di ritardo, pensavo che fregassi perché... i tifosi del Napoli che per Massandrea per favore ti non spiego che cosa è accaduto. Io dopo mi sono affacciato dal balcone e ho detto ragazzi potete abbassare un po' la voce, erano 35.000, non sono riuscito a convincere. Ah, che perbacco, chissà perché. Senti, ma il tuo amico, il socio Critelli, dove sta? Marco Critelli, ci colleghiamo fra un attimo perché abbiamo fatto un colpo, ancora un collegamento, cioè questo giro simpatico che non funziona per i nostri amici. Ancora una volta Critelli quest'anno ha avuto un'evoluzione giornalistica, si collega dai luoghi dove si sviluppano le notizie. Ho detto notizie, Gennaro Arpaia. Aspetta, però prima pagina del Mattino, poi ci Gennaro Arpaia. Gennaro, sì. Vediamo la prima pagina del Mattino. Allora, attenzione, è il Mattino. C'era Carmine Giordano che sta saltando la prima pagina sportiva. Questo è Gennaro Arpaia che ci fa vedere la prima pagina del Mattino. Buongiorno Jenny. Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti i fan del Mattino sulla nostra pagina Facebook, sui nostri canali social. Devo dirti la verità, Francesco, mi fa un po' impressione vedere quel sei bellissimo alle tue spalle nello studio. Diciamolo, specifichiamolo, grazie, che è riferito appunto al Napoli. Un Napoli sei un sogno che appunto vediamo scritto sulla prima pagina sportiva del Mattino di oggi, tanto spazio alla partita di ieri contro il Cagliari. Vedete anche qui la seconda pagina, vola Napoli, più forti di tutti con Magic Victor. Tra l'altro in alto ci siamo anche noi, il Mattino Football Team delle 14, voce ai tifosi, quindi seguiteci, scriveteci, condividete. Oggi è un lunedì di pausa, non tanto per noi ma per il Napoli che non si allenerà, tornerà domani al lavoro per affrontare la partita, come sapete, di giovedì di Europa League. Allora, intanto sei stato perfetto, intanto noi siamo stati in silenzio, ma in realtà abbiamo fatto delle azioni. Infatti è stato il momento più alto della trasmissione. Sui nostri social, quindi sulla mia pagina Facebook, ho cliccato il Mattino e siamo apparsi noi, dopodiché ho cliccato condividi e così... Abbiamo condiviso. Siamo arrivati direttamente sulle pagine di tutti. Fate la stessa cosa anche voi. Diffondete questa felicità urbi e torbi. Allora, Magic Victor, questo titolo che ci fa pensare a un frullatore, a un coltello tagliente che affetta le difese. Avete presente? C'è quello chef Killer Gattano. Non so se hai visto Chef Tony, quello che fa tutto. Magic Victor, il coltello che affetta le difese. Ma non puoi parlare è figo. Del Mattino così. Come se facessimo la televendita. Hai messo le televendite degli americani? Un frullatore, cioè, no, è figo, sai perché? Perché c'è sempre uno che spiega e lei a fianco che si stupisce, cioè io sto lì che faccio, allora vedi Claudia questo coltello taglia le difese, tu dovresti fare, ma davvero, incredibile, vai, Claudia, io ho portato qui quest'oggi Magic Victor, un coltello che affetta le difese, ma non è
un coltello, no, è un frullatore che affetta le infezioni. Ma non è un frullatore. Uno che si pettina così, mi sa che ha vinto un frullatore, però diciamo la verità. Forse era il ruoto dello zucchero filato, come diceva una volta Simone Schettino. Ma veniamo a noi! Non è un frullatore, è un tornado, è qualcosa di meraviglioso, perché Victor Osimhen, con tutti i gol che ha fatto con un Napoli che trascina, ma tu l'hai visto anche sul finale della partita, quando sono andati tutti, ha trascinato tutta la squadra. Ecco, bello. Verso i tifosi. Insomma, questa è una grande immagine, quella che abbiamo visto ieri e speriamo di vedere prossimamente. Vuoi vedere un'altra grande immagine? La vuoi vedere un'immagine bella che dominiamo dall'alto? La classifica, guardiamola! Ti faccio vedere una bellissima immagine. Guarda che bella immagine, sta scritta Napoli in coppa a tutto. Guarda, a me a tutto schermo. Ti volevo dire che hai dimenticato di togliere la suoneria. Allora, Napoli 18, Milan 16, Inter 14, Roma 12, Fiorentina 12, Lazio Atalanta 11. Guardiamo tutti dall'alto. Ci fermiamo a queste sette squadre all'Atalanta? Che sono, vabbè, Napoli 18 punti in vetta, come hai detto tu, come abbiamo visto sotto gli occhi di tutti, subito dopo le milanesi. Sì. Poi ancora la Roma che ieri ha perso contro la Lazio. Aspetta, mi devo davanti alla classifica se non riesci a leggere. Ecco, Fiorentina e Lazio. Atalanta. Bene. Però, sette squadre. Aspetta, va detta una cosa. Uh-huh. Va detta che il mister Spalletti ha usato una metafora per chiarire alla stampa questa coesistenza in cima alla classifica. Sì. Ha parlato di condominio. Ha detto siamo in un condominio, tutti noi che dominiamo la classifica. Noi che cosa abbiamo fatto? Naturalmente abbiamo spedito il nostro uomo migliore lì, nel condominio di Spalletti. Collegato con noi c'è Marco Critelli. Ecco, Marco, questo è il momento che non volevo vedere. Non si possono fare le foto, bambino. Questo è il condominio della Serie A. Critelli, buongiorno a tutti. Indietro, che c'hai il mellone tagliato, se riesci a fare un passettino indietro. Sono Marco Critelli, vedete, sono qui, qua c'è anche l'appartamento di Beppe, vedi? Bene, chi è questo? Beppe? Guardiola. Benissimo, allora. Sono nel condominio della Serie A, il Napoli si è appena piazzato qui all'ultimo piano. Sì. Va bene. Sotto ci sono tutti gli altri, ma c'è anche un po' di frizione. Com'è il clima? In un condominio c'è sempre un po' di discussione, spero che invece qui ci sia, come dire, una situazione di assoluta serenità. Ma guarda, ai piani bassi ci sta la Juventus e un po' di frizione c'è con l'ultimo piano, perché gli altri condomini si lamentano, dice che blocca l'ascensore, perché dice che deve portare a casa i palloni che prende. Ho capito, però non è il caso di fare questa ironia su una squadra in questo momento sportivamente soffre un po'. A noi ci fa assai piacere, però non va detto. Bene, quindi com'è la situazione lì? Allora guarda, l'amministratore, il signor De Laurentiis, chi è l'amministratore del condominio? E De Laurentiis. Pure questo fa. Certo, ho appena fisso degli annunci, lì, ho fatto Guardiola. Proprio le foto, ve li ho appena mandati, non so se la regia può mandarli. Carmine, eh? Possiamo mandare a tutto schermo, per favore, vediamo. Sono qua in bacheca. L'amministratore di condominio De Laurentiis non si può sentire. Ecco qua, avviso, i signori condomini sono pregati di non esultare prima degli altri, questo è un casino, c'è questo problema pure. È perché io. Si lamentano i tifosi, capite? Qua al primo piano è una cosa, al secondo piano è un'altra. Quello dipende dalla velocità della connessione. Andiamo avanti, Claudia. Vediamo quest'altro avviso in Guardiola. Un attimo. Ecco, si ricorda la famiglia Insigne che il piccolo Lorenzo non può prendere l'ascensore da solo, poiché non raggiunge l'altezza minima necessaria. No, perché capite il problema? Prossimo, ce non importa a nulla. A scendere ce la fa, e a salire che non riesce a premere 7. Ho capito, povero ragazzo, però non è un po' bassino. Per fortuna, diciamo, altre doti. Premesso che poi essere bassi non è un problema. Per fortuna c'è Villa che poi preme lui, capito? Che lui cercava di staccare, sì. No? Avete visto, sì, Osimhen? Ed era piccolino, però fa il suo grandissimo dovere, perché è davvero un grande capitano. Sembra il figlio di Osimhen. Come ogni lunedì, avvisa l'amministratore, il dottor De Laurentiis, passerà a ritirare personalmente le quote del condominio entro le ore 15. Quando è roba esorda, devo dire la verità, il presidente non si fa mai indietro. Però vediamo... ragazzi, c'è un altro avviso, perché sembra che ci siano qualche piccolo pagamento, qualche piccolo ritardo sul pagamento degli stipendi dei calciatori. Infatti c'è un altro avviso. Accadere. Si informa ai signori calciatori che lo stipendio questo mese verrà bonificato con gli stessi tempi di DAZN, quindi se ne parla. Quindi ci sta un po' di ritardo. C'è tempo. Ma quella mezz'oretta rispetto, cioè alcuni stanno ancora guardando il match. Allora Marco, prendi un motorino e corri in studio, perché stiamo per collegarci con un ospite. Arrivo. Allora, tra un po' ci collegheremo con Fabiano Santacroce quando Carmine della regia mi darà il suo ok. Intanto vediamo un po' di dichiarazioni e ne commentiamo anche con Gennaro Arpaia. Abbiamo una dichiarazione sicuramente del mister Spalletti. Vediamo. Però io prima vorrei anche lanciare un sondaggio. Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Mazzarri? Che invece ha detto abbiamo giocato alla pari. Allora, mister, insomma, quello, bene, il Soldoni però. Ha detto quello, si è anche arrabbiato poi con Si è incazzato con Ferrara. Allora, diciamo subito ai nostri amici, condividete la diretta e scriveteci cosa ne pensate delle dichiarazioni di Mazzarri. Mi dà l'ok Carmine, allora colleghiamoci con lui. Fabiano? Per la gioia di tutte le nostre telespettatrici, ladies and gentlemen, Fabiano Santacroce. Ciao Fabiano.
Ciao, buongiorno. Vieni a tutti. Più qui. Ecco, anch'io qua. Ben trovato. Come va? Bene, bene, dai. Come Perfetto. Può non andar bene con un Napoli così? Ecco, Napoli è straordinariamente felice dopo queste vittorie, però continuano anche i tifosi ad avere grande maturità, cioè sì. Tutti con i piedi per terra, piano piano affrontiamo ogni partita come se fosse davvero una finale, però un inizio di stagione davvero fantastico. Esaltante. Fabiano. No, un inizio pazzesco, sì, è un Napoli che ci sta facendo vedere delle bellissime partite. E soprattutto ci sta facendo vedere una maturità che non mi aspettavo arrivasse così velocemente. Allora vogliamo commentare con te anche quello che ha detto Walter Mazzarri e poi quello che ha detto perché ridi, già sorridi, le mani in fronte, ma ragazzi, e poi quello che ha detto Spalletti. No, cominciamo da Mazzarri. Mazzarri. Abbiamo giocato una partita alla pari, tu hai fatto il calciatore, eri un difensore fenomenale. Ora, onestamente, grazie. A me Mazzarri è anche molto simpatico, lo trovo un grandissimo allenatore. Forse però è un po' la rabbia che lo faceva parlare, era un po' l'arrabbiatura di fine partita, sì. No? Quello lui fa il suo ruolo, quindi sicuramente deve caricare una squadra che non è in un periodo buono e perciò dice determinate cose, ma sicuramente la partita non è stata alla pari. Cioè, io già ho visto l'inizio, già dopo l'inizio si vedeva che c'era una sola squadra in campo. Ragazzi, il Napoli, vediamo le dichiarazioni di Spalletti. Vediamo. Nella prima parte appunto dice: abbiamo gestito bene senza andare mai in sofferenza, ma possiamo migliorare ancora e dovevamo chiudere prima il match, la gente si aspetta tanto da noi. Poi parliamo delle sostituzioni. Insomma, lui è comunque, diciamo, anche nell'immagine, no? Nel post partita cerca sempre di tenere calma l'ambiente, sì, cerca sempre di lavorare, dice non siamo arrivati ancora a nessuna traguardo. No, devo dire col Mellone sempre lavorare. Bello lucidato come una palla di biliardo, devo dire, si presenta sempre in modo molto no. Vabbè, quello il look è importante, no? Io sempre in ordine. No, hai fatto caso? Ieri c'era un faro, ce l'aveva qua, sembrava il cuore di Iron Man in mezzo alla testa del mister. Non so se avete fatto caso. No, è come se lui sapesse il fatto suo e dice tranquilli, andiamo avanti perché stiamo lavorando bene, però poi ha parlato anche un po' delle sconfitte, no? Sì, sì, ha detto una partita l'abbiamo persa, no? Abbiamo perso una partita, no, però. Lui sa bene quale sia, diciamo, l'affetto, il pubblico di Napoli. Quindi essendo stato anche in altre piazze molto calde come quella di Roma, sa bene che è molto importante tenere un attimino a freno le aspettative, ma in cuor suo penso che sappia benissimo che ha una squadrona in mano e che si può giocare tanto quest'anno. Allora, io mi collegherei invece con Gennaro che sicuramente Attenzione. Vorrà farti delle domande, Fabiano. In più scrivete le vostre domande anche Fabiano Santa Croce sotto il nostro post. E anche commentate la dichiarazione di Mazzarri sul fatto che abbiamo giocato alla pari. Jenny? No, nel senso, in carità, in maniera sportiva, però vorrei sapere anche i tifosi, allora, se sono d'accordo o no. Innanzitutto vorrei ringraziare Fabiano perché ha accettato di essere in collegamento con noi nonostante Mastandrea e Critelli oggi, quindi un ringraziamento particolare. Ci conosciamo da tanti anni. Poi Fabiano, ovviamente noi, come puoi vedere dalla pagina del nostro giornale, oggi abbiamo dedicato tanto spazio ovviamente a questa fantastica coppia formata da Insigne e Osimhen. Segnano entrambi, si divertono entrambi, il Napoli segna e lo fa e gioca offensivamente anche bene, però c'è un dato oggi che viene analizzato forse più degli altri, ovvero quello della difesa, che volevo passare a te. È la seconda difesa meno battuta d'Europa, il Napoli praticamente ha preso meno gol soltanto il Manchester City e sappiamo di che livello parliamo. Ti aspettavi questo rendimento sin da subito con Spalletti e poi tu preferiresti Koulibaly Rahmani o Koulibaly Manolas? Beh, parto dall'ultima, Koulibaly Rahmani. Per me come giocatore serve un pizzico di più. Già non mi piaceva come era stata formata all'inizio la coppia quando era arrivato Manolas, perché come avevo già detto sono due giocatori, Koulibaly e Manolas, molto simili, molto aggressivi, e quindi serviva uno un po' più di testa. Rahmani comunque ha dimostrato di saperlo fare.
E la prima non me la ricordo più. Il Napoli in questo momento è la seconda miglior difesa d'Europa, solo il City sì. Ha preso meno gol, quindi ti chiedevo se ti aspettavi un simile rendimento sin dall'inizio, insomma, con Spalletti. No, non mi aspettavo un rendimento simile fin dall'inizio, e comunque un dato che secondo me bisogna stare ancora attenti, perché in tante partite, a parte quella col Cagliari, però abbiamo subito tanto e siamo stati bravi e fortunati a non prendere gol, quindi sicuramente c'è ancora un poco da fare, un poco da lavorare, anche perché sul resto, centrocampo, attacco, chiunque giochi riesce a mettere in difficoltà la squadra avversaria, quindi sicuramente bisogna fare attenzione alla fase difensiva. Allora Fabiano, prima di chiederti qualcosa su questo gruppo che si è formato, anche l'esultanza che hanno avuto poi in campo subito dopo la partita verso i tifosi, perché tu sei uomo anche spogliatoio, quindi ci potrai dire meglio, volevo farti leggere i numeri di Osimhen e poi dopo la vediamo classifica, perché ci sono un po' di tifosi che parlano invece di una risalita della Juventus. Sì, c'ho anche una domanda da fare a Fabiano, poi con calma, a proposito di un'altra direzione. Partiamo da questo. Vai. 6 gol nel mese di settembre, nessuno segna più di lui in Europa, capocannoniere del Napoli, 6 gol nelle ultime 4 gare, sempre titolare con Spalletti. Allora, è inutile che ti faccio dire il voto a Osimhen. Ti chiedo, diamo te un voto alla capigliatura, Fabiano. il voto è altissimo, ovviamente, su Osimhen. E la cosa, secondo me, pazzesca è che lui può dare ancora molto, ma molto di più, perché commette ancora tantissimi errori durante la partita, sia a livello tattico che tecnico. Quindi è un giocatore che può solo che crescere. Crescere, migliorare ancora di più. Questo ti fa capire che realmente potremmo avere tra le mani uno dei migliori attaccanti in Europa, ma anche nel mondo. Ovviamente ci deve essere una grossa crescita. Senti, io tra l'altro, e ribadisco sempre il momento finale della partita, dove tutti erano mano nella mano andando verso la curva, verso la tifoseria, lui, nonostante tutte le energie profuse durante la partita, era il primo di questa, cioè veramente trascinava tutta la squadra. Cioè, quindi lui anche una furia, nello spogliatoio, come personalità si è evidenziata questa, cioè si vede anche da fuori questa forte personalità di Osimhen. Si vede che sono tutti un gruppo e sicuramente le vittorie aiutano a fare gruppo, quindi ora stanno tutti bene, sono tutti mentalizzati, sia chi gioca dall'inizio, sia chi non è tra i titolari ma entra dopo, stanno dando tutti il massimo ed è una cosa bella. È stato bello anche vedere Petagna che nonostante sia entrato per pochi minuti, a fine partita esultava come se avesse giocato dall'inizio, cioè, questo ti fa rendere conto che è una squadra vera. È vero. L'ultima cosa a proposito di questi ingressi in seconda battuta, hai sentito cosa diceva ieri il mister, dicendo: chi non ha la mentalità per entrare anche a partita in corso, per me non può neanche fare il titolare dall'inizio. È un'affermazione che fa incazzare un calciatore o la motiva? Che lo fa incazzare, ma che deve capire che è solo una cosa detta per motivare. È molto difficile quando non si gioca, perché immagina, è come se tu dovessi dare un esame, se tu stessi studiando, stessi all'università, dovresti dare un esame, ma nonostante continui a studiare, poi non te lo fanno mai dare, certo, l'esame. Chiaro. Quindi è dura per un calciatore e sicuramente è una cosa che dà rabbia, però bisogna essere molto intelligenti in questo momento e capire che il gruppo è più importante di tutto. Prima di salutarci, vediamo la classifica, commentiamo con te anche la Juventus, perché tra le varie domande dei nostri tifosi sotto la nostra diretta c'è in un ritorno della Juventus. Ragazzi, tu che cosa pensi? Una squadra forte. Che è normale, sicuramente la Juventus tornerà in cima per giocarsi sicuramente posti Champions, se non ti nego che la paura sia che si possa giocare anche lo scudetto. Siamo abituati e sappiamo e conosciamo la forza a livello mentale che hanno loro, e la Juve rimane sempre la Juve, quindi sicuramente bisogna sempre aver paura di una squadra così. Mi vorresti fare una griglia? D'accordo. Del girone d'andata?
che senso? Una classifica? Una classifica, sì. Ah. Guarda, sono stata brava, non ho detto di fine, non ho detto di fine campionato, ho detto girone d'andata. Vuoi sapere secondo lui come finisce il girone d'andata come ordine di posti? Ah, ok. Ma perché è così difficile? La griglia, cioè in gergo, Gennaro... No, la domanda era chiara, chiaramente impegnativa. Scusate, uomo di calcio, Gennaro... Non mi sono spiegato, sono io che sono cretino, non capisco, è diverso. Ho detto una cosa... Se conosco minimamente Fabiano, non metto il Napoli al primo posto, perché ormai è diventato anche lui il napoletano e quindi scaramantico. Tu dici? Vediamo. Assolutamente sì. Metto l'Inter e il Milan, e poi il Napoli e Roma forse. Però la Juve non c'è. Meno male, questa è una buona notizia. Fabiano, noi ti abbracciamo fortissimo, ti ringraziamo. Grazie. Sempre grande, Fab. Un abbraccio forte. Bacio a Barbara, tutta la famiglia, tutti gli amici nostri che già sai. Anche perché vi seguiamo sui social, siete fortissimi. Sì. Ciao Fabiano. Ciao. Un abbraccio forte. Allora, io posso lanciarlo? Lancia il telefonino, lancia il telefono. Oh, via. Dunque. Allora, abbiamo tante cose ancora da farvi vedere, da dirvi, da commentare insieme, quindi continuate a scriverci. Io direi di andare un attimo in pubblicità, ma 5 secondi, ma contate, 5, 4, 3, 2, 1. Auguri! Ci siamo di ritorno dalle nostre pubblicità. Aspetta, scusa un attimo, ci siamo ancora per 10 minuti, per favore. No, ma io vagheggio così, vorrei centrarti l'inquadratura per non far impazzire la regia. Fatti più là. Oh, vedi Vulcano, di qua. Vulcano di qua. Sì. Vulcano Buono, Ligen Urban Evolution. Salutiamo i nostri sponsor. Che Dio li benedica. Avete andiamo. Bravo. Andiamo invece, parliamo di quello che accadrà giovedì, perché ci proiettiamo un attimo avanti, ragazzi, c'è l'Europa League. Procede in campionato, ma c'è anche un'Europa League da onorare, oltretutto con un primo pareggio. Da non sottovalutare, ma secondo te abbiamo una squadra che può competere per tutti e due gli obiettivi? È il discorso che faceva ieri il mister, le partite adesso diventano tante, si gioca ogni 3 giorni, quindi c'è spazio per tutti. Chiaro che lui dice: mi dovete far vedere che siete in palla, che siete pronti, poi spazio per giocare, a voglia che ce n'è. 18:45 se non vado errato, stadio San Paolo, spero di non sbagliarmi. Colleghiamoci però subito, per forza, io della mia testa continuo a essere, ma tanto non so perché, sono, non riesco a fissare questa cosa dello stadio Maradona, perché non so perché non riesco a farlo. Vabbè, indagherò. Nel frattempo però abbiamo mandato Marco. Scusa, posso indagare un attimo? È vacante, come Claudia, mai? Lo dice anche mio padre da molti anni. No, usa un'altra immagine, però non userò in questo caso, parla di un rancio fellone. Ma veniamo a noi, parliamo con Marco Gridelli, collegato in diretta da Mosca. Marco! Guarda, è un macello, ragazzi. Che succede, Marco? Matrioska a tutti. Ma che Matrioska? Sono dove collegato, sei? Come potete vedere qui dalla Piazza Rossa, qua c'è la Chiesa del Carmine, sì, e qua ci sta il castello di Aladdin. No, Marco, aspetta, non è così. Sono qua a seguire la squadra del Napoli, anche se sono arrivato un po' prima, non c'è nessuno, come potete vedere. Allora, Marco, intanto che c'hai in mano? È perché sto a Mosca, c'ho l'insetticida. E perché? E qua è pieno, qua così pullula. Sono davanti allo stadio Maradona. Che Dio ci perdoni, neanche Walter Chiari nel 63. Allora, Diego Armando Matrioska, dove si farà? No, lascia fare, già ho incasinato il nome dello stadio. Allora, dicevo, questo Marco, è il collegamento più bello allora, che tu abbia mai fatto. Già una bella giornata. Marco, ascoltami. L'ho detto in testa al collegamento, sei andato lì, ma hai fatto un viaggio a vuoto, che stai facendo là? E sto aspettando il Napoli, mi sono anticipato perché ci sarà la partita Spartak-Mosca. No, è il contrario, l'ho detto anche in apertura, stadio Maradona, si gioca a Napoli, è lo Spartak che deve venire qui da noi. Veramente? E mo che faccio qua? Sei arrivato fino a e vado a vedere Euro Disney qua che devo ma fare? Ma non è Euro Disney, quello è la Piazza Rossa. Comunque ho intervistato un po' di astanti qua, diciamo, tifosi del... Mosca Club Napoli. Bene. Mi hanno detto che qua i russi auspicano un pareggio secondo un famoso proverbio. Qual è? Tifosi lo Spartak? Sì. Com'è chi Spartak ama meglio Partak? Ma poi a Marco ci dobbiamo salutare, grazie. Matrioska a tutti. Spartak ama meglio Partak. Matrioska, vieni. Da Svidania. Indietro che è meglio. Allora,
E noi ci colleghiamo questi torna collegamenti internazionali grazie a... No, che la speranza è sempre potenti qualcuno. Mezzi del mattino, ragazzi, i potenti mezzi del mattino. Lui si trova a Mosca e poi dopo due secondi qui negli studi. Un appiccio telefono, mo. Non si è accorto che c'avamo Marco qua fino a un minuto fa e pensa che veramente siamo collegati con Mosca. Spegnete un attimo il telefono, Critelli, torni indietro. Un attimo solo. Per banco abbiamo Marco Critelli qui da noi nello studio. Allora, con questo passo. Com'è andata Mosca? Va bene, poco freddo, però va bene. Come sei trovato? No, bene, bene. C'erano certi graffi in quel chiosco dietro là. Non è un chiosco. E allora, il clima com'era? Da Ciro a Mosca si chiama. Cioè, da Ciro a Matrioska. Abbiamo finito. Da Ciro a Megellowski. Allora. Paki Spartak. La veglia Spartak. Era un programma serio che parlava di calcio e diventato. Comunque, ragazzi, ci segue un sacco di gente, non tanti. Vediamo. Sono d'accordo con l'affermazione di Mazzarri che ce la siamo giocata alla pari. Vabbè, ma questo ci sei bisogno, diciamo. Lasciamo perdere, andiamo avanti. Allora, colleghiamoci nuovamente con Arpaio Oschi, che dovrebbe essere è l'unico serio di questa giornata. Vabbè. Io vi voglio dire che l'insetticida ha fatto effetto. Sì, infatti arriva anche qua. Detto ciò, ovviamente l'avete detto voi, ha detto anche... Ma allora, sta respirando. Otra pasta in diretta. Allora, vogliamo raccontare la verità. Allora, detto anche facciamo un piccolo ascolto. Raccontiamo la verità. Sentiti male. Allora, guardate cosa dove sta vai, succedendo in questo momento. Adesso Carmine. Allora, nello stesso studio dove facciamo il collegamento con Gennaro, cambiamo sfondo e c'è però quel disgraziato Critelli ha spruzzato veramente l'insetticida e qui c'è un odore pestilenziale per cui vorrebbe parlare ma non riesce a respirare. Io non è un vantaggio, fidati, torna. Detto ciò andiamo avanti perché giovedì c'è una partita veramente importante contro lo Spartak Mosca che tra l'altro ha perso all'esordio in Europa League contro il Legia Varsavia, quindi il Napoli deve approfittare anche dell'altro scontro diretto che ci sarà per potersi prendere i tre punti e poter fare un passo in avanti in classifica. Nell'attesa di scoprire come starà la squadra, perché poi ieri avete visto in campo è tornato per esempio Mertens tra i convocati, c'era anche Demme. C'è Meret che sta riscaldando insomma il motore per poter tornare titolare. Oggi abbiamo dato spazio, anche grazie al collega Maiorano, a tante storie che ci sono nello Spartak, quindi vi consiglio di andare a leggere il pezzo di approfondimento sui prossimi avversari del Napoli in avvicinamento a quella che sarà la gara di giovedì. Perfetto. A proposito, per la gara di giovedì, noi ci saremo perché saremo con il Mattino Football Team alle 14 in punto tra le strade di Napoli, tra i tifosi, per cercare di capire, perché stiamo ancora cercando l'inno, stiamo ancora cercando la canzone. Più che altro l'urlo, L'urlo, Si gioca la Champions, il Napoli e i tifosi del Napoli hanno creato un fenomeno mondiale, cioè tutto lo stadio urla the Champions. Quando si gioca l'Europa League, lo stadio che urla, ve lo verremo a chiedere per strada giovedì. Non si sa, dobbiamo trovare qualcosa di efficace, insomma. Esatto. E allora, giovedì prossimo noi ci saremo puntualissimi, però intanto questa il Napoli è sotto gli occhi di tutti, quello che abbiamo visto, quindi un grande in bocca al lupo alla squadra. Io chiuderei però con la rubrica di Gennaro, perché anche Gennaro ha una rubrica tutta sua ad hoc per il Mattino Football Team. Attenzione, allora, ricette di Gennaro. No, come signor, le ricette? No, di pranzo. No, signor, Gennaro ha un occhio molto attento sui social, ci aiuta molto in questo, essendo il più giovane del gruppo, e quindi andiamo a vedere un po' che è successo online, my friend. Vediamo. Prima di far vedere quello che è successo sui social, ricordiamo che poi attraverso i vostri social i nostri telespettatori sapranno dove saremo giovedì, quindi ci potranno anche raggiungere e venire anche... a trovare. Torniamo sulla partita quindi, di ieri. Se qualcuno avanzasse soldi da Critelli saprete dove siamo. Andiamo avanti, prego. Andiamo a spulciare un po' sui social. Qui c'è qualcuno che scrive: intanto Ospina sono due partite che non si fa male, e la reazione è quella di Amadeus all'ultimo Festival di Sanremo. Questo è Walter Mazzarri quando guardi il Napoli sperando che sbagli partita, ma sono ormai 6 vittorie, mi pare, e l'orologio serve a ben poco. Famoso gesto e l'orologio. Questa è un'immagine che ha fatto abbastanza scalpore sui social e forse Godin stava agendo da medico. Sentiamo un po' il battito, dice Godin. Dici tu, stava controllando. Me l'ero persa questa. Grande protagonista anche ovviamente Zambò Anguissà, e qui c'è già chi pensa al suo riscatto. Il riscatto di Anguissà quando lo firmiamo, De Laurentiis con un Paolo Bonolis abbastanza impegnato. Qui c'è l'upgrade rispetto alla settimana, all'anno facci scorso. Vedere, ingrandisci. Quello di sopra è Bakayoko, quello di sotto è Anguissà, e vedi che la tastiera del computer serve a qualcosa per migliorare.
c'è già chi pensa anche al prossimo gennaio, perché come sapete c'è la Coppa d'Africa, certo. Tanti calciatori del Napoli, quelli più in forma forse al momento, potrebbero lasciare la squadra per 3 o 4 settimane. I tre tenori, diciamo. E qui c'è qualcuno che già scrive alla FIFA per chiedere il rinvio della Coppa d'Africa data da destinarsi. Però noi sappiamo, Francesco, grazie ai nostri potenti mezzi del mattino, che il Napoli in realtà sta pensando ad una strategia alternativa, magari confondere un po' le acque della FIFA e mandare un altro calciatore al posto di Anguissà. Abbiamo avuto una foto in esclusiva. Allora, lo sapevo solo io. Se lo vedi, ha già la valigia e il biglietto pronto. Capite, ma quindi, come si chiama questo calciatore? È una cava di bomba. Anguillà. Anguillà. Tranquillante si potrebbe chiamare questo. Hai proprio i capelli uguali, uguali. Ma guarda, allora queste cose non mi fanno onore, che io sono un grandissimo calciatore. Detto ciò, chiuderei invece con una nota positiva per il Napoli. Come ho detto, ieri è tornato in campo Diego Demme dopo due mesi, esordio stagionale. Ha voluto dedicare la vittoria a Vincenzo Longobardo, che è uno dei fisioterapisti del Napoli. È un bellissimo gesto, perché tutti vedono i calciatori, tutti vedono l'allenatore, tutti vedono il presidente, ma dietro il Napoli ha una grande squadra composta anche di un grande staff medico. Questa è la dedica di Demme, che poi a fine partita gli ha anche regalato la maglia numero 4. Bello. Dai, in bocca al lupo a Demme. Forse a abbiamo un video. In ultimo abbiamo un video e te lo recupero, visto che, come sapete, questo è il mio telefono, realmente il mio telefono, vedete le mie foto? Quindi adesso dobbiamo togliere l'immagine di Gennaro. No, te lo recupero, riusciamo a vedere senza di personale, di vedere privato. Le foto delle vacanze. No, te lo recupero dalla nostra chat di WhatsApp, lo sapete bene, questa è la nostra chat. Abbiamo un giovane, vedo. E non ci vado a stare! Non te vado a stare! Oh, 10 polpette! 10 polpette! 10 giorni! Ma quello dietro che dorme, chi è? Me la vuoi? È una donna! Dai, un uomo, dai, col panci! Ma perché se la prende con quello dietro? Però non è napoletano, eh? No, dall'accento sembra romano. Salve! Complimenti anche per i pantaloncini. Credo che sotto avesse le mutande. Penso che dobbiamo chiudere qua. Ma dopo la vittoria, l'ennesima vittoria di ieri, chi è che non ha esultato? Vabbè, come ha fatto il nostro amico nel filmato dopo Demme Matusalemme. Allora ci vediamo giovedì, mi raccomando, strano, ci vediamo giovedì. Grazie Gennaro, a che ora? Ragazzi, grazie Claudia, grazie Marco, grazie Francesco Massandrea, grazie Gennaro, fai qualcosa pure tu. Balla. Non posso ballare perché ballare, sì, giornalista, balla, l'insetticida fa sempre più effetto. Esatto, esci da là dentro.